Stasera siamo qui riuniti per un'assemblea con i cittadini di Treviglio, perché la Regione Lombardia, dopo tanti anni che aveva emesso tra l'altro due pareri negativi per la discarica di cemento amianto a Treviglio, improvvisamente invece in questi giorni ha rilasciato un parere favorevole. Noi siamo preoccupati perché Treviglio ha già molti problemi ambientali. Noi abbiamo 10 discariche nel raggio di 2 km a nord di Treviglio, nel territorio fra Pontirolo e Treviglio. Siamo circondati da 7 inceneritori, 2 a Filago, Cassano, Trezzo, Dalmine, Bergamo e Farcheme di Treviglio, che ha 2 inceneritori. Inoltre abbiamo 4 aziende diciamo sotto la legge Seveso ad alto incidente rilevante, quindi pericoloso. Quindi riteniamo che sia improponibile a un territorio già così provato a insediare ulteriormente una discarica di cemento amianto che terrà aperto per 10 anni il cantiere. Ci sono vicino diverse abitazioni, c'è la falda affiorante, non sopporta un traffico pesante in quel territorio e soprattutto noi siamo a conoscenza che c'è già in Italia una tecnologia per riciclare l'amianto e quindi non vorremmo che venisse interrato nelle discariche e lasciato alle future generazioni di Treviglio. Le scelte di oggi le pagheranno domani i nostri figli. Noi chiediamo alle istituzioni di opporsi a questo giudizio che è stato dato dalla Regione Lombardia, chiediamo di ricorrere al TAR, di opporsi, ma anche noi stessi come Comitato Tutela Ambiente insieme ai cittadini non lasceremo nulla di intentato e ricorreremo al TAR per dimostrare che quel territorio non è idoneo a un impianto del genere.